Buonanotte a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco, dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, con la tradizione magia, stregoneria, paganesimo. Provo a parlare. Sì, Francesco. Mi ascoltate? Sì, perfetto, buon mondo. Allora, vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Adesso Francesco vi parlerà un pochino della conferenza e di altre cosette prima di iniziare la nostra trasmissione. Sì, allora appunto io voglio ricordare un appuntamento molto importante per quanto riguarda la tematica che verrà affrontata la settimana prossima. Allora, il giorno sabato 30 ottobre, questo praticamente l'ultimo sabato di questo mese, alle ore 17, e qui nella sala conferenze di Radio Gamma 5 a Cadone, in via Belzoni 9, ci sarà una conferenza di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Allora, il titolo della conferenza è Stregoneria e Paganesimo Politeista, Stupro e Pederastria. L'argomento è affrontato in quanto l'argomento sia stupro sia pederastria ha una forte valenza nel discorso cristiano. E voglio un attimino fare il sommario della traccia della conferenza. Concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione del paganesimo politeista. 2. Il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista. 3. L'essere umano cristiano oggetto di possesso. 4. L'essere umano pagano politeista soggetto di diritto. 5. Pederastia come elemento divino nel cristianesimo. 6. Stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia di ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui del paganesimo politeista. 7. Rimuovere l'orrore cristiano cattolico per costruire il divino magico nell'infinito dei mutamenti. Allora io ricordo appunto questo appuntamento che è sabato 30 ottobre 1999 alle ore 17 presso la sala conferenze di Radio Gamma 5 in via Belzoni 9 a Cadoneghe, Padova. Io invito gli ascoltatori a intervenire anche perché appunto sarà la possibilità di un dibattito, la possibilità di conoscere e di scambiare maggiori informazioni perché appunto nelle nostre conferenze non sono mai conferenze a senso unico in cui l'oratore parla e la gente deve ascoltare, non è Piazza San Pietro e non è neanche una messa domenicale, è sempre un qualcosa diciamo di reciproco in cui anche l'oratore trae delle informazioni o trae degli spunti o trae delle suggestioni o qualsiasi altra cosa anche dagli interventi, anche perché lo scopo non è quello di ammaestrare, come disse il criminale di Nazareth, le persone, ma lo scopo è di vivere e di camminare assieme alle persone. Di conseguenza l'intento, come dice Claudio, è ben diverso. Insomma. Perciò la conferenza serve sia come punto di dibattito delle cose, anche perché queste tematiche sicuramente non le troverete affrontate in nessuna maniera, e anche perché se sono tematiche che danno fastidio verranno sicuramente coperte, e visto che la radio esiste, ed è uno dei pochi spazi nel Veneto in cui di queste cose si possa parlare, è un momento importante poter parlare non solo per telefono, per radio, ma anche incontrarci di persone e poter affrontare di persona la cosa. Al fine di aiutare anche la radio, in questa conferenza porteremo un po' di libri, un po' di materiale nostro, e il prezzo sarà, cioè il ricavato lo devolveremo a favore della radio. Per cui porterò i miei libri, li metterò al prezzo che li vendevo in fiera a Vicenza, che li davo in fiera a Vicenza, e il ricavato lo diamo alla radio. Per cui se qualcuno vuole anche avere qualcosa sovvenzionando la radio, può venire in conferenza e poi si prende il libro. Sì, porteremo anche noi delle pubblicazioni dell'istituto, esatto. E ricavato è andrà a fine. Una forma così di aiuto della radio, insomma. Visto anche che la radio questa in questo momento ne ha bisogno, ne ha necessità, logicamente, esatto. Noi sappiamo che gli strumenti sono importanti, cioè non pensiamo che basti. Noi sappiamo che Dio non ti salva, Dio non ti aiuta. Esatto. E non sappiamo che non esiste un salvatore. Perciò tutte le cose che si possono fare per migliorare vanno fatte con le nostre energie, con i nostri mezzi. Di conseguenza, avendo le pubblicazioni, noi metteremo a disposizione le pubblicazioni e il ricavato andrà a finanziare la radio. Per cui se qualcuno vuole comprarsi, non so, il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth l'infamia umana, sappia che quei soldi per questa occasione andranno a finanziare la radio. Come le pubblicazioni dell'istituto. Come le pubblicazioni dell'istituto. Per cui sappiate questo, ecco. Dopodiché ci troveremo a mangiarci una pizza assieme a quelli che vogliono venire a mangiarla, vedremo quanti saremo, cioè non mettiamo fuori nessun avviso, nessun cartello,
so quelli che vengono, insomma ci contiamo, poi se qualcuno vuole aggregarsi va bene, insomma non c'è problema. Quelle le facciamo sempre, no? Alla fine di ogni dibattito. Sì, non sono molto festaioli, perciò sì. è un classico. Sì, sì, noi abbiamo tantissimi dei, fra cui Baco, Dioniso e molti altri che erano molto goderecci, sì. Anche Como era una divinità al seguito di Baco, eccetera. Poi ha dato il nome alla città di Como. D'altronde, hai visto che la mitologia viene utilizzata anche ormai in pubblicità, sì, perciò... Sì, è vero, ormai siamo... E giustamente Giove dice, fa un'altra battuta del genere, cucini come Dio, ti caccio dall'Olimpo, sì. Giustamente. È vero, ho visto anche questo, sì, va bene. Anche perché appunto i dei pagani non hanno bisogno di dire io sono un Dio pagano, sì. Nel senso hanno bisogno di dimostrarlo e lo sono, non è come Cristo... criminale di Nazareth che dice io sono la via, io sono la salvezza, io sono Dio, io sono il figlio di Dio, voi mi dovete credere. I dei pagani non vi diranno mai io sono una divinità e tu mi devi credere, mi devi obbedire. E questi nuovi sottotitoli che avete, sì. letto, no? Perché sono messi in questo modo? Vi dico solo questo. Perché nel paganesimo l'essere umano non è creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo. E nel paganesimo l'essere umano, come ogni essere della natura, vive in un ambiente. Per cui l'ambiente agisce sull'essere che nasce e l'essere agisce sull'ambiente, cioè c'è una muta interrelazione, cioè io cammino insieme agli dèi, gli dèi camminano insieme a me, ognuno ricava qualcosa l'uno dall'altro, anche combattendosi qualche volta, anche combattendosi. Per cui, perché noi per esempio parliamo di concezione, sistema sociale e tutte queste cose? Perché io nasco in un mondo che è già formato ed è da lì che comincio il mio cammino e il passato ha formato il mondo in cui io cammino. Per cui è importante sapere dove viviamo e cosa pratichiamo e cosa andiamo a modificare e cosa riceviamo. Da là si può fare un percorso di stregoneria, altrimenti non è possibile. Sì, ma anche perché noi sappiamo che le cose non sono fisse e incambiabili. Al telefono rispondiamo dopo che abbiamo finito gli oracoli. È il monoteismo che dice voi avete una nascita, avete un destino in cui non c'è un giudizio universale. Noi sappiamo che tutta la vita è un'esperienza e tutta la vita è la possibilità di capire, di comprendere le cose e di modificare le cose. E io volevo citare una frase di una canzone che diceva si potrebbe attribuire la differenza fra cristiani e pagani, fa perché gli occhi abituati a copiare inventino i mondi sui quali guardare. Allora, i cristiani mi insegnano sempre a guardare il mondo e copiare il mondo con la loro follia. Noi vi insegneremo o saremo sempre propensi a dire inventate il mondo nel quale voi dovete vivere. Sì, tipo l'altro giorno che hanno detto hanno trovato nel cervello l'area del bene e del male. Cioè, chiaramente è una cazzata creazionista, cioè i ricercatori, sono due ricercatori creazionisti e hanno trovato una cosa e hanno fatto delle deduzioni da come era la loro educazione, che è una cazzata talmente enorme, hanno sparato. L'altra trasmissione Claudio si è arrabbiato quando parlavo ormai della differenza genetica che esiste fra un pagano e un cristiano, proprio perché ormai i cristiani sono una degenerazione, sì, dal punto di vista biologico, cioè nel senso che la vita... fai un certo senso, i cristiani ormai sono una degenerazione, ormai abbiamo lo stesso involucro, però ormai la biologia è totalmente diversa. No, più che biologia è una specie di... sì, perché l'energia vitale si trasforma in maniera diversa, per cui trasforma anche il modo di essere, il modo di rappresentarsi, anche il sistema fisiologico. Cioè, chi si è abituato a mettersi in ginocchio ha una forma di rattrapimento anche fisiologico. Chi invece è abituato ad affrontare la vita, prendersi, magari è bastonato da tutte le parti perché non si fa neanche camminare, però ha un'altra modalità di affrontare. In effetti, sì, può essere usato il termine biologia, però insomma si presta, diciamo così, no? Sai, si presta magari sì, ad essere può essere usata anche, cioè, in maniera equivoca, logicamente sì, lo so, però bisogna proprio considerare, cioè, nel senso, perché il fatto stesso che i cristiani, dopo che non avevano un'immagine, hanno dovuto prendere delle immagini e utilizzarle, perché si sono resi conto che dovevano dare una forma alle cose, nel senso che loro erano talmente incapaci che non erano anche capaci di raffigurare la divinità e hanno dovuto prendere le forme degli altri e utilizzarle. Sì. E le uniche forme che hanno creato sono delle forme orribili, tipo il Cristo sul crocifisso, è una forma veramente
orribile, di, dal punto di vista formale, della forma, della bellezza, dell'estetica. E qualcuno diceva, fa, ormai contro il cristianesimo non basta più solo la nostra volontà, la nostra ragione, depone nostro, la nostra estetica e il nostro gusto. Sì, ma è lo stesso discorso per le immagini che hanno del Dio con la barba. Cioè, lui tira l'altro giorno, cioè tempo fa, il Dio non ha la barba, non è... quella in effetti non è un'immagine del Dio dei cristiani, quella è l'immagine di Zeus, Giove, di, cioè, di tutte le divinità, divinità pagane, che rappresentano l'atmosfera, rappresentano il cielo, che è più antico degli esseri umani. Per cui se io faccio delle rappresentazioni dell'atmosfera, no? Cioè della prima coperta che ha avuto la Terra, la faccio antica, la faccio sapiente, la faccio alta. Ma d'altronde vedi... Al telefono rispondiamo dopo gli oracoli caldaici. D'altronde, scusa, se tu noti, tutti quanti, il Dio dei cristiani ha la barba, Cristo ha la barba, i missionari hanno la barba perché tengono il rasoio per tagliarsi le vene per quando scopriranno di essere fregati. No, ma la roba più aberrante, nel senso che è una battuta, però, cioè. Se tu ti guardi i quattro evangelisti, no? Cioè, come sono raffigurati, come veniva raffigurato Socrate, sì. Cioè, hanno preso gli attributi, sì, sì. Sì, ma difatti anche l'immagine stessa di Cristo, nel senso che affronta un tema di raffigurazione tipicamente, diciamo, europeo, nel certo. senso proprio perché doveva essere accettato, perché anche loro hanno compreso che di fronte all'immagine non si può combattere, hanno cercato di fare di annientare il discorso delle statue. Ma se noi pensiamo che già settimana scorsa diceva, fa, diciamo, la maschera che abbiamo nel Vaticano, appunto, che non è Pulcinella, dice: Dio è geloso, idolatria intollerabile, va amato totalmente. E dice appunto, vuole amore totale contro ogni idolatria. Ma se allora l'idolatria fosse qualcosa di inferiore, non avrebbe problema di combatterla. Perché se dicesse, io sono l'unico Dio, tanto vi fate delle statue che non hanno nessun valore, che me ne frega. Ma il fatto stesso che ci sia il bisogno che un Dio assoluto, creatore del mondo, vada a combattere contro una statua di marmo, cioè, mi sembra un attimino che abbia alcuni problemi. Prima di tutto di dimostrare la propria esistenza, soprattutto di dimostra la sua debolezza. Sì, sono perfettamente d'accordo, ecco, anche perché certe rappresentazioni vanno più a dimostrare l'esistenza di Dio che non altre cose. Tipo, non so, c'è una descrizione sul Vangelo di Marco, di Matteo o dell'uno o dell'altro, non è importante. Sì, no, ma... Quando viene battezzato, quando Giovanni Battista battezzerebbe il pazzo di Nazareth, in realtà appare Dio dalle nuvole che dice: questo è mio figlio. Per cui tutto lo scritto non è tanto per convalidare che lui era il figlio del Dio, ma è l'esistenza del Dio, cioè sì. Questo era continuo, serve a questo, insomma. Sì, no, ma per voi pensate, ad esempio, come distrugge l'essenza di una persona il fatto di essere cristiano? Prendete l'immagine di Padre Pio e se uno fa un Allora, io su internet ho trovato che Dolindo è meglio di Padre Pio, va bene? Oh, c'è un sito religioni, andate sul motore di ricerca ABC, scegliete religioni, e c'è Dolindo che è meglio di Padre Pio, va bene? È anche lui la sapienza infusa da Dio, è un taumaturgo, cioè un guaritore meglio del Padre Pio, anche lui cappuccino, vabbè, ecco, sì, no. Vediamo un po'. Ma già vedi il termine, che certe volte bisogna fare anche un'analisi dal punto di vista, diciamo, delle parole che vengono utilizzate, cioè infuso da Dio significa che lui non ha niente, se non ci fosse Dio che gli manda quella merdaccia di fede in un unico Dio, non sarebbe assolutamente niente, cioè questo ci dimostra chiaramente che si reputano le persone incapaci, le si reputano come dei contenitori di immondizia in cui depositare la cloaca dello spirito, che è il monoteismo. Allora, tutti questi discorsi qua a cosa servivano in realtà? Stiamo facendo semplicemente per dimostrare che il mondo che ci circonda è importante per le persone, e le persone sono importanti per il mondo che ci circondano. Ed è importante che le persone sappiano di essere importanti per il mondo che ci circonda, e il mondo che ci circonda è importante per la nostra vita. Cioè, questi discorsi che noi abbiamo fatto finora servono a questo, sì. Cioè, capito? No, non servono per denigrare, perché denigrare ciò che è già denigrato non ha senso, però serve alle persone che capiscono che loro sono importanti, sono il vero motore della vita, la persona stessa, il sano egoismo, Francesco. Sì. No, ma infatti, sai, ci sono persone che dicono, fa,
io non sono importante se gli altri non mi riconoscono. Questo non è assolutamente vero, cioè nel senso che uno non deve fare le cose perché dagli altri venga riconosciuto, esiste una gratitudine, un riconoscimento. Deve fare le cose perché a lui piacciono e perché ne ha bisogno, la scelta di farle. E queste cose le farà al di là che abbia l'approvazione o la disapprovazione collettiva. Questo non gli interessa niente, perché lui deve realizzare se stesso al di là e anche contro gli altri se c'è bisogno. Certo. E anche contro gli altri se è necessario, e deve trarre la forza da se stesso. Va bene, facciamo un po' di oracoli. D'accordo. Allora, andiamo. Poi parleremo del libro Beato Impostore. Sì, non l'ho letto tutto. Beh, comunque c'è un socio dell'istituto che l'ha letto tutto. Se in ascolto lo faremo chiamare, che ne parlerà. Io comunque già io sono arrivato alla pagina 24, già avevo una pessima opinione di Padre Pio. Sì. Dopo 24 pagine, veramente Padre Pio mi fa schifo, sì. Cioè, per essere chiari. Cioè, nel senso che, se voi, ecco, io lo consiglio, cioè, dando come consiglio librario, se dovete leggere qualcosa, o se dovete regalare un libro a cui potete demistificare le cose, far capire come stanno le cose, questo è un libro fatto con le citazioni delle biografie di Padre Pio, cioè nel senso che non è un autore che si dice Padre Pio era questo, era quell'altro, si prende tutte le citazioni, le lettere dei preti, dei suoi amici, quello che dicevano i paesani, quello che diceva la madre, e lo mette insieme e gli fa traccia la biografia di Padre Pio. E il libro si chiama appunto Beato Impostore, che però era proprio un impostore, contro storia di Padre Pio. L'autore è Mario Guarino e l'editore è Caos Edizioni. È un libro su cui è stato posto il silenzio assoluto, c'è un boicottaggio nelle librerie e tenete conto che quando arriva in alcune librerie lo mettono nel sottoscala. Cioè proprio richiederlo, insomma. Sono a richiederlo e vi guardano anche male, perché è già successo nell'Alto Vicentino che persone sono andate a chiederlo e addirittura quasi sono state insultate dal venditore, cioè nel senso del libraio. Questi sono fatti che mi sono stati raccontati da gente che li ha vissuti, cioè ho detto, cioè, fatto a chiedere il libro, mi hanno guardato male, quasi me lo tiravano in faccia, insomma, quando l'ho comperato. Perciò ricordate, appunto, Mario Guarino, Beato Impostore contro storia di Padre Pio, edizioni Caos. Vabbè, allora, Francesco ha fatto pubblicità a questo libro che in effetti merita moltissimo, e comunque vedremo. Allora, noi continuiamo con gli oracoli caldaici. Vi ricordo che gli oracoli caldaici è una raccolta di oracolare del 100-200 dopo Cristo, si dice eseguita da Giuliano il Teurgo o Giuliano il Caldeo, e rappresentano delle visioni di stregoneria. Quello che io vi sto leggendo è l'interpretazione dal punto di vista della stregoneria di questi oracoli. Questi oracoli li troviamo nei neoplatonici. I neoplatonici li utilizzano insieme agli scritti platonici e li utilizzano per tentare di fermare il cristianesimo. In realtà non fanno altro che fornire armi al cristianesimo con cui imporre la sua dottrina. Io come apprendista stregone mi riprendo l'interpretazione degli oracoli, mi riprendo l'interpretazione dal punto di vista di forza, me lo riprendo di autorità, mi lo riprendo perché io ho deciso di prendermelo e reinterpreto gli oracoli dal punto di vista della stregoneria. Se a qualcuno non gli piace questa interpretazione, sono affari suoi, ma la vita è più importante. Allora, siamo arrivati all'oracolo 111 e partiremo da qua. Ricordo che l'oracolare è quella di Tonelli, cioè la scelta degli oracoli è quella di Tonelli, perché Tonelli della Burr, che ha pubblicato a Burr un tascabile, è quella che ha afferrato la mia attenzione, e quando viene afferrata l'attenzione viene imposto delle cose. Cioè, afferrare l'attenzione non è gratis, è un atto di guerra, un atto di sfida. In questo caso gli oracoli caldaici è come se mi avessero sfidato ad interpretarli, per cui le sfide si fanno, ci si può anche ritirare, ma non era certo quello il caso. Siamo arrivati al frammento 111, e il frammento 111 dice: affrettandoti verso il centro della luce risonante. La luce risonante è la concentrazione di energia vitale che per la sua forza di vibrazione sembra lanciare un canto armonico nell'universo. I suoi mutamenti risuonano come esaltazioni di gioia mista a determinazione nell'intero universo. In quella direzione è necessario affrettarsi, in quella direzione è necessario dirigere le azioni,
È necessario affrettarsi a concentrare tutto se stessi, perché in qualunque momento ci può cogliere la morte del corpo fisico, in qualunque momento, e noi potremmo non aver accumulato sufficiente potere personale per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Affrettati a prendere nelle tue mani la responsabilità della tua esistenza, perché solo in questo modo potrai volgerti verso il centro della luce risonante. Allora, affrettati verso il centro della luce risonante è praticamente un invito alle persone di praticare magia. Cosa significa praticare magia in questo caso? Noi abbiamo due atti di magia, ve l'ho sempre detto. Un atto di magia è un atto, è un'azione, è una strategia, è un'operazione che gli individui fanno concentrando tutto loro stessi. Noi abbiamo due atti di magia che sono assoluti, la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico. Sia la nascita del corpo fisico sia la morte del corpo fisico viene fatta con tutto noi stessi. Per cui se noi attraversiamo l'intera nostra esistenza, tutte le azioni che facciamo le facciamo con tutto noi stessi, noi non facciamo altro che affrettarci verso la luce risonante, cioè verso la trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per cui vivere per sfida, vivere prendendosi nelle proprie mani le responsabilità della propria vita, vivere rispondendo ai nostri bisogni, ci porta verso la luce risonante. E passiamo al frammento 112. Si dischiuda la profondità immortale dell'anima e tu leva ben in alto tutti gli occhi. Se tu levi in alto gli occhi della tua esistenza, si schiuderà la profondità immortale delle tue trasformazioni nell'infinito dei mutamenti. Se si dischiuderà la profondità immortale delle tue trasformazioni nell'infinito dei mutamenti, potrai innalzare gli occhi dalla tua esistenza quotidiana. L'uno e l'altro sono in relazione dialettica. Da dove iniziare? Dove poggiare il primo sguardo? Dal quotidiano, dal momento attuale, dalle condizioni soggettive ed oggettive che esistono in questo momento. Quello è il punto di partenza. Ogni sviluppo è soggettivo. Si dischiude la profondità immortale dell'anima. Quando? Ora, in questo momento. In questo momento si alimenti il sottile intuire attraverso il dischiudersi del suo sentire. Quando elevare gli occhi verso l'infinito? Ora, in questo momento, e afferro con gli occhi quanto sono in grado di afferrare. Afferrando con gli occhi, dischiudo il sottile intuire dell'anima che guarda l'infinita profondità dei mutamenti che mi aspettano. Quando? Ora. Cosa? Qualunque cosa sia in grado di mettere in cammino il mio sentire. Qualunque cosa sia in grado di spingermi nell'eternità dei mutamenti. E passiamo al frammento 113. L'uomo noetico regga le briglie dell'anima, perché non urti la terra sciagurata, ma trovi la salvezza. L'essere umano, che ha il pensiero, esercita l'intenzione nelle sue azioni, agisce in base a scopi e progetti, che sviluppa intendimenti, intuire e sentire, regga le briglie dell'anima. Che cosa significa reggere le briglie? Significa dare una direzione alle proprie azioni, una direzione che non è scopo o progetto, ma che comprende scopo e progetto. La direzione è quella dello sviluppo del proprio potere di essere. La direzione è quella dello sviluppo di sé, della sua dilatazione nell'infinito dei mutamenti. Qual è il pericolo per l'uomo noetico? È quello di urtare la terra sciagurata. Che cosa significa? Significa risolvere il proprio divenire, la propria sequenza di mutamenti nella fase fisica della propria vita. Significa fare della propria esistenza, della propria vita fisica, il fine della propria esistenza. Significa fare della materialità l'unica cosa esistente. In questo modo si risolve il proprio divenire nella fase esistente presente. Non si supera la morte del corpo fisico, ma si agisce per appropriazione. Anziché agire per sviluppare il proprio potere di essere, si agisce per sviluppare il proprio potere di avere. Il possesso come fine dell'esistenza, non il possesso di quanto serve per affrontare la vita, ma il possesso attraverso il quale possedere altri esseri umani sottomettendoli. Per questo, l'essere umano noetico deve reggere le briglie del suo sentire, dei suoi bisogni, delle sue tensioni, l'anima, perché deve condurre se stesso nell'infinito dei mutamenti. C'è sempre qualcuno che viene a dire
Ma chi te lo fa fare? In fondo sei intelligente e abile, appropriati degli individui. Fanno quello che, dici, che tu gli dici, faranno quello che tu gli dici. L'essere umano noetico deve trarre la certezza da sé. Egli non giudica per parametri, ma secondo la direzione che ha impresso alle sue azioni, ai suoi scopi, al suo sentire e al suo intuire. E passiamo al frammento 114. Puntini, 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 sommessa dei tormenti della terra. Cosa sono i tormenti della terra? Sono le tentazioni di abbandonare tutto. Sono tentazioni che assalgono l'essere umano all'inizio del suo percorso di conoscenza e di consapevolezza. Poi cessano. Sono le scelte che l'individuo deve compiere. Vi ricordo che non rispondo al telefono finché non ho finito. Per ogni scelta ci sono i suoi tormenti. Qualche volta si vorrebbe tornare indietro, ma non c'è ritorno. C'è una sola strada e una sola direzione. Non è voluta dall'essere umano, è imposta dalla vita. Negli esseri della natura si procede sempre dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Non esiste una scelta in direzione diversa. La scelta per l'individuo consiste o nel prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza o rinunciare aspettando che la morte del corpo fisico venga a togliergli le angosce dell'esistenza. Le scelte dell'individuo sono solo nei confronti di se stesso, non nei confronti della direzione da percorrere. I tormenti della terra sono i conflitti che si frappongono fra le decisioni dell'essere umano di trasformare la propria esistenza nella costruzione del Dio che cresce dentro di lui e gli ostacoli che vengono posti da chi vorrebbe appropriarsi della sua esistenza, sottomettendolo. E passiamo al frammento 115, e questo è l'ultimo frammento per oggi. Affrettati, è necessario, verso la luce e i raggi del Padre. Di là ti fu inviata l'anima rivestita di intenso intuire. Oh, qualcuno che mi invia l'anima. È necessario affrettarsi perché ogni istante della vita è prezioso, in ogni istante noi costruiamo noi stessi. Cosa significa affrettarsi? Significa affrettarsi a prendere la decisione di affrontare ogni istante della nostra esistenza, ogni contraddizione dell'esistente per costruirci. Di là viene quanto ti anima, che, proprio perché ti anima, è rivestita di intenso intuire. Il commento può essere giocato a seconda della priori che si vuole considerare. Chi forma il raggio? Colui che si affretta, colui che alimenta il proprio divenire nell'eternità delle trasformazioni, colui che trasforma in luce il proprio intuire. Il fatto che tu sia animato è dovuto agli effetti di necessità e di intento, il Padre, che riceve alimento dal tuo affrettarti, la tua volontà, espressa nelle azioni volte alla trasformazione. L'affrettarsi può essere inteso anche come la rapidità della coscienza di sé. Della coscienza di sé che afferra la propria occasione per trasformarsi, il proprio intuire, per alimentarsi dall'intuibile. Ancora qualche minuto. Diversa è l'interpretazione di chi usa questa espressione per imporre un dovere al quale sottomettere chi si ritiene obbligato a rispondere a chi afferma di avergli inviato l'anima. La sottomissione, arte della magia nera, è giocata in questo frammento. Si impone un dovere al soggetto che è obbligato a rispondere e, nel farlo, a costruire la propria distruzione. Interpretare, nel nostro caso, significa costruire i parametri attraverso i quali costruirsi. Se noi non interpretassimo, usando il nostro intuire, ogni cosa diventa un'arma attraverso la quale sottomettere. Così la visione di potere di un veggente che ha trasformato se stesso cavalcando i mutamenti diventa un'arma nelle mani dei maghi neri cristiani usata per sottomettere e chiedere adesione alla loro semina di morte. Pertanto, quando io alzo la percezione e vedo il mondo che mi circonda, devo anche sapere qual è la mia direzione in cui svilupparmi. Pronto? Pronto? Sì? Scusa, sono la Bianca di prima. Dimmi. Volevo precisare una cosa, quando che dicevo nel fatto del volontariato, della mia esperienza personale. E alla fine, una frase tu hai detto, tanta gente ha bisogno della povertà degli altri. Mi volevo dirti una cosa, tanto per precisare, dopo chiudo, non telefono più per non disturbare.
delle cose terra a terra che succede nei nostri giorni. Quando un'anziana in una famiglia si rompe un femore, va in ospedale e ritorna a casa dopo operata, magari con piaghe, non riesce più a camminare, i familiari si trovano in difficoltà. Veramente, prima di poter trovare un posto, magari alla casa di riposo, perché obiettivamente non è in grado di curare la nonna. Allora, se si rivolge a questi familiari o una persona che può essere anche competente a dargli una mano, perché a volte viene in casa anche con le piaghe e ha bisogno di iniezioni, eccetera, e questa lo fa volontariamente, qua non si tratta di aver bisogno della povertà degli altri, ma la povertà, mi intendo, che se mi chiedessero di no a quelle persone che si rivolge a me nel momento così di difficoltà della vita che può aver tutti, molto probabilmente anche in casa tua, con tuo nonno, eccetera, sicuramente la povertà la gaveria mi dentro di me per aver detto di no a chi che aveva bisogno e era in grado di potergli dare una mano senza fede o cose. Mi non credo che nel buon Dio gabbia barba che fatemi finire che ti ho finito. Mi credo che il mio buon Dio tenga conto un domani di quello che ho fatto, ecco, basta. Non ti regali altri che avevi bisogno del clero, del Dio. Mi ho bisogno solo di dare risposta a me stessa di quello che posso fare. D'accordo, ciao. Mi capisco le persone, cioè nel senso che io sono disponibilissimo, adesso scusate ma ho appena finito di parlare con il Caldaici della sua trasmissione, ma abbiamo 200 milioni di bambini costretti a lavorare come bestie, come schiavi, 200 milioni, allora ripeto ancora la cifra, 200 milioni di bambini costretti a lavorare come bestie, come schiavi, solo perché qualcuno mette in senoce le persone davanti al macellaio Sodoma e Gomorra. Per cui io capisco la disponibilità delle persone, ma quando guardate un dito, cazzo, volete guardare anche la luna e l'universo? Volete guardare il mondo che vi circonda? Chi costruisce la miseria? Chi costruisce la schiavitù? Chi costruisce la sottomissione? Per carità, aiutate chi volete, se questo vi fa piacere. Ma non nascondetevi dietro un dito. Sì, beh, pronto? 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 Sì? Sì, chi parla? Ziosca, mi non capisco mia la roba, ma come si è di sentare di sta roba e non vi fa mia strada la radio? No, ciao bello. Ciao, no, ciao. Ciao. Allora, questo qua è abituato chiaramente a mettere i roghi, cioè a bruciare le persone, impedire le persone di dire quello che pensano. Esatto. Per cui questo personaggio qua gli va benissimo i roghi, benissimo. Se a lui gli piacciono i roghi, bene, sono fai i suoi, solo che sono passati un po' di anni. Sì, ma non venga a chiedere che noi lo lasciamo parlare. Buonasera. Ho sentito adesso sto signore che ha detto che è meglio che vi chiudano la radio. Beh, è meglio che lui si chiuda il cervello, perché se lui non capisce ancora che siamo nel 2000, siamo andati sulla Luna, che c'è una categoria di gente in tutti i popoli che vive alle spalle, sono parassiti che vivono alle spalle degli altri perché non producono niente ma si fanno solo dar soldi e vivono nel lusso, in tutti i popoli, quindi se non capisci ancora questo è meglio che poveretto proprio mi fa un fiettin de pena, ecco, questo è quello che volevo dire io. In più mi sembra che diciamo la nostra chiesa così grande, così munifica, così bellissima, anche quella mi pare che oltre che a sfruttare quello che ha detto Gesù, che io rispetto perché era il primo più grande sociologo del mondo e basta, un sociologo, non una cosa che viene giù dalla luna sulle nuvolette, ma solo un sociologo che lui predicava considerando i tempi che lui gli ha detto queste cose, non ci siamo ancora per un vivere diciamo sano, pulito e un vivere diciamo rispettando gli altri e tutto qua, non ci siamo ancora, però c'è appunto nella nostra, qua diciamo nella nostra chiesa, stanno sfruttando in maniera con idolatria, perché è un'idolatria presa dai tempi antichi. Io sono un'idolatra, io sono un'idolatra. Ancora questa idea, quindi c'è della gente che continua ancora ad andare là a inginocchiarsi tutte le mattine, io non riesco a capire che cosa hanno nel cervello, che se non ragionano ancora a quest'epoca, beh, allora io dico, non so, noi ci consideriamo una specie superiore agli animali, ma mi pare che siamo inferiori perché mi pare che loro queste cose qua neanche si facciano mettere sotto o schiavizzare per secoli e secoli e millenni.
per un pampalù che non stanno né in cielo né in terra, perché se noi prendiamo i più grandi scienziati del mondo, sono i più atti del mondo, perché sanno benissimo che cosa sono e che sono panzanate semplicemente per sfruttare la gente e vivere alle spalle come parassiti. Ecco, questo è quello che penso io. Dopo vorrei sentire anche il vostro parere. Vi saluto. Ciao, ciao, ciao. Allora, io condivido tutto, cioè non ho problemi che le persone pensino una cosa o un'altra. A me ha fatto indignare questa persona perché questo? Perché il bisogno di aiutare gli altri è insito nella specie. Il problema è questo: quando io aiuto uno, sono io che ho bisogno di aiutare, non lui che ha bisogno semplicemente di aiutare. Ma la scultatrice ha detto: io lo faccio anche perché spero che il buon Dio ne tenga conto. Cioè, e questa è l'affermazione proprio più assurda, cioè che vuol dire che lo fa per falsità, sì? In quanto dimmi. Obbligata. Ciao, sono Michele. Dimmi, ciao. Michele. Ascoltami, ma perché non hai fatto finire di parlare quel signore? Almeno sentire come... Sì, ma vuoi mettermi sui roghi? Cosa vuoi? Che per parli con voi tira, no? Ovviamente non ti ha sentito per caso, era la prima volta. Sì, ma se lui vuole mettermi sui roghi, cosa vuoi che lo faccia parlare? Va a parlare con voi tira, si mette d'accordo e mi brucia. Cioè, capisci? Scusami, comunque, sai che non sono tanto d'accordo con te su quello che dici. Va bene, sta benissimo. Sono d'accordo e non sono d'accordo. Non è un problema questo? Tipo, non mi piace quando che usi il termine bambini sfruttati, sacri, quelli là. Te l'ho detto l'altra volta anche, non è detto che siano tutti cattolici questi qua. No, no, sono tutti cattolici. Colpa il male. Ma piano, esiste una persona che può sfruttare i bambini per un proprio interesse. I cristiani sfruttano i bambini per ordine di Dio. Sono tutti cattolici. Al di là che poi magari sono di un'altra religione, non è importante. Sì. Il principio è il principio fondamentale delle religioni rivelate. I cristiani, i musulmani, gli ebrei sfruttano gli altri per ordine di Dio. E ne sono responsabili. Perché accettano questo? Perché ricevono un ordine esterno e loro lo vanno ad applicare. Ma un ordine di chi? Di Dio. Di Dio. È padrone degli uomini. Lui non fa quello che vuole. Non è che sia la fantasia dell'uomo. No! Non è che sia lo sbaglio dell'uomo, la cattiveria dell'uomo, è l'ignoranza dell'uomo. No. Vabbè, è il Dio dei cristiani che porta la cattiveria. È il Dio che io ho fede. Vabbè. Male, si è messo male. E a quella gente, però io ho la mia fede. Va bene, Michele, sì. Io non te la toglierò, certo. Cioè, se tu hai la fede in Cristo, in Dio dei cristiani, sei messo un po' male dal punto di vista esistenziale. Ma non è che sei messo un po' male, cioè, tanto male. Dai, io voglio essere buono con te. Io cerco di rispettare i comandamenti. Sì, ma peggio ancora. Sì, cioè, veramente, se tutti rispettano quei comandamenti, probabilmente nessuno lo fa. Guarda, se tu rispetti 10 comandamenti e non lo imponi agli altri, io non ti metterò mai sui roghi. No, questo lo assicuro. Non rispetto niente a nessuno, io rispetto di mio. Io guardo la mia persona, ecco. E cerco di fare il meglio per me. Io non ti metterò mai sui roghi, ecco, questo te lo prometto. Comunque. Beh, insomma, sai, io ho parecchi milioni di persone messe sui roghi. Ma guarda, io non c'è. Tu hai parecchi milioni di persone, tu hai uno che non è d'accordo con te, però non ti mette sui roghi. Perfetto, benissimo. Riguardo un'altra cosa anche, riguardo la povertà qua e là. Io sono d'accordo col fatto che non bisogna fare la carità, o meglio, in poche parole, sei d'accordo sul fatto che se uno ha fame non regalargli il pesce, insegnagli a pescare. Sì. Questo sono d'accordo. E mi sembra che deve essere anche una parte scritta in qualche Bibbia, roba del genere. È un decreto dell'ONU, cioè sono affermazioni fatte dall'ONU e da alcuni assistenti dell'ONU, quella del pesce e dell'insegnare a pescare. Dopodiché qualcuno se ne è appropriato per usarli. Beh, sì, ma d'altronde. Allora io non l'ho letta direttamente, quindi io sì. E basta. Ma d'altronde, scusa, il Dio dei cristiani dice: io vi farò pescatori di uomini. E porta via i pescatori, sì, quelli che sono a pescare. Lui l'ha associata al termine di pescatore. Cioè, renditi conto quant'è atroce la cosa. Uno fa un'attività per mantenersi in vita, per sostentamento, per sopravvivere, pesca i pesci e di conseguenza non crea danno agli altri. Lui dice: non devi più pescare i pesci per nutrirti, devi nutrirti pescando gli uomini. Pensa all'atrocità di una simile frase, cioè, che vuol dire che gli altri sono degli oggetti che tu puoi benissimo pescare, raccogliere, far prigionieri o uccidere. Perché io non ti dico: vivi e cerca di vivere con gli altri, ma puoi pescare gli altri, che vuol dire puoi metterli in rete. Va e bene. Questo lo dice il Dio dei cristiani.
Comunque dai, io vi ascolto, ma... lo so, se... che usate un po' meno la parola Gesù, dagli del pazzo così... No, io gli do dell'infame. Io gli do del criminale, guarda, sincero. Io do del criminale. Io gli do del criminale, se per essere sincero. Guarda che... Claudio Buono lo chiama il pazzo di Nazareth, io lo chiamo il criminale di Nazareth. La storia, la storia e i Vangeli dicono questo. Non è che dicono... l'uomo? No, 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 no. Non solo, ma ti dirò di più, quel Gesù non è mai esistito. Esistono solo delle operazioni politiche che vanno sotto il nome di Vangeli ufficiali. Per cui quel Gesù non è mai esistito. Esistono solo, e queste operazioni politiche, scritte nei Vangeli ufficiali, sono quelle che tentavano di costruire la setta e separarla dal sistema sociale. E naturalmente distruggere il sistema sociale. Per cui tutti i principi sono principi di morte, di distruzione. Dopodiché che ti vendono la propaganda del prodotto del dentifricio buono, quello è un altro discorso, ma è un dentifricio che fa marcire i denti. Vabbè. Va bene. Comunque anche il discorso, potrei dire una cosa anche. Dimmi, dai. Tu dai del pazzo Gesù, però Gesù è stato ucciso dagli uomini e poi gli uomini sono impropriati del suo nome. No. Per fare i loro porti comodi. No, no, la Bibbia per me... No. Guarda, non è stato ucciso, è stato solo scritto che è stato ucciso dagli uomini. Io andrei a leggersi anche il processo, perché il processo che lui ha avuto, come scrive Marco Matteo, tutto sommato è un processo giusto. Cioè, non è un processo fuori dalle righe. Se io avessi avuto un processo del genere, o persona avesse avuto un processo del genere, avrebbero potuto difendersi. Mentre invece ricorda che i cristiani hanno torturato prima di fare il processo, mentre lui è stato punito dopo. Solo Giovanni fa questa alterazione, ma non è mai stato torturato prima. Mentre invece tanta gente è stata torturata per fargli dire quello che volevano e poi li finivano sui roghi. Ok. Va bom? Tu hai le tue idee. Va bene, d'accordo. Ciao. Ciao Claudio. Ciao, grazie. Ciao. Sì, no, ma basta fare una semplice domanda, cioè che è chiarissima. Come interrogavano gli inquisitori dicevano tu hai fatto questo, 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 dovevi rispondere sì. E Pilato che gli disse, quando Cristo gli disse io sono la verità, Pilato dice cos'è la verità? Cioè non gli disse tu stai dicendo una cavata, spiegami cos'è la verità. Cioè questo è il comportamento diverso, nel senso Pronto? Che si lascia esprimere la persona sì? E poi si interviene su quello che ha detto. Vorrei sapere una cosa. Sì? Ho sentito per le televisioni una settimana fa che ho fatto tutti gli oroscopi. E sono stata molto attenta a questo. Ma insomma ho sentito una cosa, ho detto guardate che adesso il cristianesimo sta per finire, sta morendo. Però una volta morto questo, ne salterà fuori un altro. Ah beh, mi piace. No, basta. Io ho mai sentito questo. No. Che, sì, che il cristianesimo sta ormai andando a zero, sta morendo, e che dopo ne salta fuori un altro, ma non so quale, non è detto quale. Vabbè, grazie. No, grazie dell'informazione. Io voglio cioè, questa qua è importante anche, ma io voglio ribadire il discorso di prima. Cioè io non ho niente con le persone che vanno ad aiutare la gente e che vanno a fare quello che possono, quello che si sentono di fare. Io ce l'ho contro il fatto che questa cosa viene ideologizzata, sì. Viene vista come la cosa da fare quando esiste un... cioè, io posso anche dire il drogato o quello che spaccia eroina, mettiamolo in galera perché sennò spaccia eroina, ma se non c'è un progetto sociale per rimuovere quelle che sono le condizioni per preparare, per preparare la persona che vanno a comperarla l'eroina, non me ne frega niente, cioè, arrestare quello che vende l'eroina quando si continuano a preparare dei bambini nelle parrocchie, sottometterli e prepararli perché si facciano di eroina, beh, questa è aberrante. Per cui, se tu mi dici, cara signora, esistono delle persone che hanno necessità, io vado ad aiutarle, benissimo, ma tu devi anche far pressione, devi fare in modo che queste persone non abbiano più necessità. Io ho 200 milioni di bambini, sai, che stanno lavorando come schiavi, cazzo. Claudio, io volevo fare una prestazione diversa con quello che la faccio. Allora, quando noi diciamo le cose, le diciamo in maniera concreta. Allora, io voglio portare un piccolo esempio. Voi dite, ma voi vi attaccate al discorso cristiano, voi siete cattivi. Allora, tutti sanno che io abito a Marostica, io abito in una piccola frazione che si chiama Valle San Floriano.